Dopo una gestazione durata quasi 4 anni, è finalmente in arrivo sugli scaffali europei Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers. Il titolo, esclusiva Nintendo Wii, sarà disponibile a partire dal 5 febbraio. Lo storyline di The Crystal Bearers prende il via nei 100 anni che intercorrono tra i vecchi e i nuovi episodi di Crystal Chronicles, in cui la tecnologia è stata definitivamente abbandonata a favore della magia. L'era piuttosto movimentata nella quale il titolo è collocato vede l'avvento dei cosiddetti Crystal Bearers, esseri umani con particolari capacità magiche donate loro da strani cristalli presenti nel loro corpo. Considerati reietti, molti Crystal Bearers, compreso il protagonista, sono costretti a lavorare come mercenari per guadagnarsi da vivere, sviluppando così un attaccamento al denaro e un ripudio per gli esseri umani circostanti. La vicenda, inizialmente piuttosto vaporosa, si condenserà con il passare delle ore, con l'incontrare nuovi personaggi e soprattutto con il mutare del carattere del protagonista, che si avvicinerà infine ai canoni classici del buonismo eroico. Il gameplay di Crystal Bearers, come quello degli altri episodi appartenenti alla serie Crystal Chronicles, è del tutto differente da un classico RPG a turni. Questo episodio, in particolare, introduce un nuovo sistema di controlli, quasi totalmente affidato al Wiimote, che fungerà prima di tutto da puntatore per sfruttare i poteri di Lyle. L'intera avventura, dal punto di vista strutturale, si può dividere sostanzialmente in tre tronconi. La prima delle tre fasi sono i minigiochi, piccole sezioni a tempo molto diverse tra loro, nelle quali dovremo risolvere un imprevisto utilizzando le peculiarità del Wiimote. Tra le prime citiamo ad esempio un inseguimento in groppa ai Chocobo, durante il quale abbattere alberi e cumuli di pietre per impedire agli inseguitori di raggiungerci. Queste fasi, nella maggior parte dei casi, risultano quasi completamente guidate, lasciando al giocatore un ruolo davvero minimale, che abbassa il tasso di sfida e di divertimento ad un valore molto prossimo allo zero. Il secondo troncone è quello esplorativo, nel corso del quale ci imbatteremo in alcune sezioni da platform, studiate in maniera piuttosto intelligente, seppur non coinvolgano quasi mai le abilità del giocatore. Soprattutto in presenza di vaste ambientazioni aperte, la mancanza della classica bussola, di una minimappa decente e di una qualsiasi indicazione a schermo che faccia capire al giocatore quale sia il prossimo obiettivo, rende l'esplorazione talvolta frustrante. A questo si aggiunge una rivedibile gestione della telecamera, che va a braccetto con l'imprecisione dei controlli in fase di raccolta ed utilizzo degli oggetti. In ultima istanza, troviamo gli sporadici combattimenti, veicolati interamente dal già citato sistema di puntamento tramite Wiimote. Le possibilità, in questi casi, sono principalmente due: puntare il nemico, sollevarlo e scagliarlo a terra fino alla sua morte, oppure raccogliere oggetti da terra e scagliarli addosso agli avversari fino ad annientarli. Un'eccezione, l'unica in grado di mettere alla prova le nostre abilità e di farci sfruttare tutti i poteri di Lyle, è costituita dai boss, capaci fortunatamente di impegnarci come si converrebbe ad un vero RPG. Il comparto tecnico di Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers risulta, paragonandolo al più recente panorama Wii, più che discreto. I modelli poligonali dei personaggi appaiono ben realizzati, così come le animazioni che ne caratterizzano il movimento. Anche la modellazione degli interni è convincente, grazie a strutture particolareggiate ed architettonicamente piacevoli. Decisamente diversa la situazione riguardo gli esterni, molto spogli e non altrettanto ben caratterizzati. Note dolenti anche per quel che concerne la texturizzazione degli elementi, che pare sin troppo trascurata e poco convincente in ogni frangente del gioco. Fortunatamente, una buona scelta cromatica, qualche effetto particellare nella media ed una gestione intelligente degli effetti di illuminazione riesce a far presto dimenticare il non eccelso colpo d'occhio di gran parte delle aree in esterna. Assolutamente nella media le campionature ambientali, accompagnate da una colonna sonora di tutto rispetto e da un doppiaggio inglese molto curato, al quale si affianca un'altrettanto buona traduzione italiana. Una storia abbastanza intrigante, la buona caratterizzazione dei personaggi e qualche interessante spunto nelle meccaniche di gioco non bastano a far chiudere gli occhi a proposito delle pecche nell'implementazione dei comandi, e soprattutto riguardo ad un gameplay che rimane senza spunti dopo poco, e che, boss battle a parte, non riesce mai a catturare davvero l'attenzione del giocatore. A conti fatti, quella di The Crystal Bearers non è una bocciatura, ma un'attestazione di mediocrità che rende l'ultima fatica Square Enix appetibile solo ai fan che vogliono una panoramica completa sulla fantasia finale in tutte le sue sfaccettature. I'll take care of things. The Crystal Bearers.